Meno appariscente, e altri che invece hanno
una bilanciatura giusta tra testa e tecniche, diciamo, sì, velocità e tecniche. Quindi possiamo vedere sui video come si fanno fare le tesi di dipendenza, di paradiso, velocità, giochi, bacchette che girano, eccetera, eccetera, c'è di tutto oggi. Io sono qua perché ho 55 anni e vi racconto come quello che è successo nella mia vita, perché sono ancora qua a questa età e cosa ho fatto, il perché è successo, cosa ho ascoltato, cosa ho suonato. Adesso con questa vivenza, uno sa che io suono con Guccini, dice ostia, ma suona queste cose qua per dire, cioè no, sì, suono queste cose qua perché ho iniziato ascoltando logicamente all'età, alla giovane età, questi batteristi che erano i batteristi che si ascoltavano allora, o ti beccavi la prima toriera di Lapizzico con Binario, Cristo Solitario, o Vecchio Scarpone, o se no cercavi di ascoltare per radio quello che ti arrivava da queste sonorità, che era l'orchestra di Glenn Miller, addirittura l'orchestra di Jean Krupp, che era già una cosa a sentire rarissima. In Italia stava nascendo il jazz, diciamo, con Pascolo Gambrini, Gianni Castoro, da più giovanissimo, 16enne. E questa fu la cosa che mi appassionò molto, sentire questo piatto che praticamente abbracciava con calore tutta la musica e con questa mano sinistra che invece si era distaccata e che fraseggiava, magari in un modo molto più semplice. Se una volta suonavano in questo modo i batteristi, cioè usi già questo sistema che Kenny Clark inventò, già questo liberarsi della mano sinistra in levare e di questo piatto che avvolge, proprio abbraccia la musica, per me era una sonorità pazzesca da sentire. E fu una cosa della quale mi innamorai subito. Fortunatamente, non purtroppo, arrivò il rock and roll subito, quindi all'età di 9 anni, 10 anni, trovai alla mattina svegliato andare a Ferrara di beccarmi di vedere il resto del cammino dove c'era la foto di Elvis, spesso così con la chitarra, Elvis de Pelvis. Ed è stato veramente l'inizio di una grande passione, perché da quel momento tutto è successo, da quel momento la mia fortuna fu di avere 10 anni in quel momento, non di averne 40 e non di averne 6, di averne 10 o 11, in modo che se avevo 14 anni a quest'ora sarei in garanzia da 40 anni, perché gli amici che avevo allora erano tutti di Teddy Boy, si chiamavano Teddy Boy, steppisti, ciuffo, e io ciuffo l'avevo. Perché la tecnica era quella di avere questo ciuffo enorme davanti, capello pettinato così, e poi di fare tic, tic, questa banana che cadeva, quindi io ce l'avevo in su. E gli amici erano persone che dalle 11 in poi facevano quello che vedevano nei film di James Dean, di Elvis, cioè, confronto a quelli che sono oggi negli stadi, quelli sono che avevi 7 anni sul serio, diciamo, quelli di allora, questi di oggi sono veramente una cosa da prendere, secondo me, per me è anche un modo sbagliato, ecco, diciamo che se allora se ci fosse oggi con tutto l'odio che bisogna per quell'uomo, però qualche deusta con certi allo stadio con certe cose si potrebbe chiudere un occhio alla persona, ecco. Quindi il rock e io prendo tutto, lì è partito il mio amore per la batteria e iniziando la scuola da un certo Raul Ferretti di Ferrara, batterista alto così, cioè alto così, basso così, aveva una grande gobba dietro, che ha visto mi insegnare, lo racconto perché Ferretti è una persona, perché devo parlare di Ferretti, e aveva una piccola gobba davanti per poter bilanciare, se no cadevano indietro con questa gobba, veramente la gobba dietro era grande, qua davanti in modo che stava dritto, poi aveva una gamba più corta dell'altra, aveva una testa grandissima che era metà, era come praticamente il busto, lo chiamavano scafandro di fatto, per la testa che aveva. E lui mi ha insegnato alcune cose importanti. Il paradiddle ormai, non ha mai insegnato il paradiddle, il paradiddle l'ho imparato a 29 anni, cioè queste cose qua che consiglio di non fare così, perché lì non c'erano niente. Se uno studia un paradiddle deve farlo così. Ora così serve qualcosa. Se uno fa un lancio, ma se uno suona un pezzo e poi ci sbatte dentro, non serve a niente, quindi energia e suono. Queste cose non me le ha mai insegnate, lui mi insegnava sempre degli ottavi,
mi scriveva: a caso, lui dice, lui addirittura era, fate che la sento di acqua, ma addirittura lui non è che mi dice che lui è proprio anche per riposarsi, mi dice Elade, vai a casa, scriva solamente gli ottavi che poi vi faccio vedere, ogni tanto porto anche i libretti, quando ero ubriaco veramente di solito c'erano sei righe, ma quando ero ubriaco mi faceva solo un rigo perché, cioè perché mi prendeva tutta la pagina, cioè delle crome lunghissime. E c'era questo, lui faceva solamente gli ottavi, ta 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 ta, poi dice poi a tua madre ti puoi mettere a sinistra, a caso, e a tua sorella ti mette gli accenti a caso, quindi venivano degli accenti, per me le mani davano così, invece di essere ossì, o dopo, erano così. Poi mi spero di mettere gli accenti che cadevano. Pensati. Ecco perché oggi mi provo a fare delle cose, ma ho degli accenti strani, cioè nel secondo colpo, che non sono nell'esercizio normale. Quindi era solamente per dirvi di Ferretti. E mi insegnò due cose. Cioè io questa grande zona di lavorare con delle persone che mi hanno insegnato delle cose importanti, poi dopo si sono delle cose importanti. Ferretti mi ha insegnato questo tipo di artesi, cioè di usare le mani in un modo non cioè improvviso, diciamo, che ti arriva qualcosa di improvviso, tu la mano era abituata all'improvviso ad altro tipo di accento, quindi se mi capitava di leggere una parte e ritrovarmi con la dentatura sbagliata perché l'accento era così, mi trovo con la sinistra, ero in grado di farlo con la sinistra perché ero talmente abituato a fare degli accenti nel modo più inusuale, che quindi mi ha aiutato in questa cosa, a poter accentare con tutte le mani e mi trovo sempre pronto al momento, cioè alla situazione nella quale mi trovavo. Un altro che dal quale ho imparato è stato Iano Farina, che con quando suonavo nel club. E mi disse una volta una cosa importantissima, perché quando venne fuori la fuori Beatles, Iano Farina, io suonavo con Iano Sveste, eravamo in quattro, eravamo nei club dalle 9 e un quarto fino alle 6 del mattino, alle 7, non stop, e quando venne fuori Beatles io con Ares Tavolazzi telefonata, avevamo 18 anni, Ares 16 anni e mezzo, e altri due amici si decide di fare un gruppo, e facciamo un gruppo negli anni 64 circa, basandoci solamente sulle persone dei Beatles, Rolling Stones, Kicks, i Moody Blues, eccetera, eccetera. Quindi sì, sai, ci suonava via le magliette, il tappeto molto magrissimo, ora, capelli lunghi, eccetera, eccetera. E le ragazze sotto che urlavano, e una volta questo Iano Farina, che era un grande musicista, mi venne a sentire in questo locale dove si suonava fortissimo, queste chitarre che andavano, si cantava tutti e quattro. E lui si mise in fondo, proprio si mise a sedere in fondo alla sala da ballo. Quindi non vedeva niente, perché le donne erano in piedi davanti al palco che urlavano. Finito il repertorio, finito i pezzi, vado tutto contento, abituati alle serate noiose del nightclub, che purtroppo c'erano due persone che ballavano, un entrenese che era un angolino che ciucciava volume, eccetera, eccetera. E questo qui, e di andare, vado là contento per aver sentito, per dire che differenze che c'è. Dice sì, purtroppo ho sentito. Ho sentito veramente, non ho visto chitarre scordate, tempo che era una fisarmonica così, avanti e indietro, le voci stonate. E allora mi ha insegnato una cosa, dice, ricordati, mi ha detto quel giorno lì, ero all'Astro Club di Ferrara, ricordati quando sarai a suonare, in sala ci può essere un sordo e un cieco. Il sordo ti vede e il cieco ti ascolta, quindi devi accontentare tutte e due. E da allora ho imparato che per suonare bisogna accontentare l'orecchio e suonare in modo giusto, ma accontentare anche chi ti vuole vedere, quindi avere un certo modo di muovere sul tuo strumento, che può essere la chitarra, il basso, la batteria, cioè quello che suona così in un angolo, hai capito? Confronto al chitarrista che ti sbatte davanti e ti sbatte addosso l'energia e comincia a fare tutta la scena. Certo, se c'è solo la scena e non c'è la musica o viceversa, diventa una cosa noiosa. Quindi ecco, andiamo insieme a queste cose. Ugo Sacchi, per concludere, altro grande maestro d'orchestra da allora,
mi insegnò invece a capire, a suonare per la gente, cioè, perché noi siamo tutti, ho preso anche la batteria, ci sono la batteria anche la mano, perché una volta sono fatto, ecco, la batteria la suonavo un po' tutti, ecco, la suono la chitarra. Bene, molto meglio. Bene, io suono lo stesso, suono con i batteristi, mi auguro. Sì, sì, ecco. C'è neanche per te, lo conosco tutti i parti. C'è neanche per te. Cioè, vuol dire che noi sappiamo benissimo che stiamo suonando in un tab, bellissimo, pieno di gente che si sta dietro, ti ascolta, uno fa le cover, l'altro fa le cover, appena entra un batterista, suoniamo solo per lui. Cioè, cominciamo a suonare malissimo, perché cerchiamo di far vedere quello che suona, quello che sappiamo fare con la batteria, non suoniamo più per la musica. E allora c'è veramente un appiattimento, entra il batterista, ostia, comincia a sudare, capito? Comincia, adesso li faccio vedere io, cominci, i ragazzi sono andati, ma che stai facendo? Cazzo, sono bene più adesso, dice, Dio, vanno. E si accorge, dice, è entrato qualcuno? Sì, è entrato qualcuno. Oltretutto non ne frega niente, non paga per entrare, perché ti sono tra il mio amico, non comprerà mai delle cose dove sono in te, e quando va fuori potrebbe suonare benissimo, qualcosa da dire, lo troverà sempre. Quindi bisogna sempre suonare per la gente, e Orsatti, Ugo Orsatti mi ha insegnato questa cosa, a restaurarsi, e a me, quando eravamo 17 anni, suonavamo in questa grande orchestra, ha detto, chi paga e chi ti dà da mangiare, chi ti farà sempre suonare, sarà la gente che ti va a sentire, quindi suona bene per loro, per i colleghi, per te. E da loro io ho suonato solamente per la gente, ma non per i soldi, che è diverso, per la gente. Per la gente si suona bene, perché se non suoni bene, la gente si rompe i coglioni, perché non è che ascolto solo il batterista, ascolto il chitarrista, il bassista, le tastiere, no. Quindi se vengono fuori uno e la sera dopo dice, ho sentito un chitarrista di sera pazzesco, di quartiere era di notte, ma chitarrista. Il chitarrista ha fatto male il suo lavoro, le altre hanno delle pippe pazzesche, devo dire, ho sentito un gruppo della Madonna di sera. Questo deve sentire dire, quindi non bisogna mai essere, o non si suona con le persone magari che vedi che con le quali proprio non puoi lavorare, hai capito? Secondo me la strada migliore è suonare sempre con le persone che sono meglio di te, che ti possono insegnare qualcosa, questo è, per iniziare questo percorso, e quindi suonare per le persone che vengono a sentirti, per le persone che pagano il biglietto, per la gente che non è, che non sono batteristi, chitarristi, così, ma per la gente che ama la musica, che oltre ai Beatles, oltre ai Van Halen, ascolta anche, come dicevo prima, Beethoven, non va, perché ama la musica, ora chiama solamente un tipo di musica. La musica non ci deve amarla tutta, secondo me, la musica è una, effettivamente. In tanti momenti della giornata, ma è sempre musica, le note sono sette e vengono utilizzate in diversi modi. Ecco, questo era per concludere. No, neanche, c'è un'altra piccola cosa, la cultura, dobbiamo sapere tutti cos'è questo corso, non possiamo essere come quelli che Dio Cristo, che si chiamano ancora il batterista e il miglior amico del musicista, non possiamo più fare niente di cose qua, è come sorpresa, siamo come i carabinieri, come il mazzetto sui polacchi, come, cioè, il batterista deve stare a preoccuparsi di una cultura musicale alle spalle, di sapere perché suoni la batteria, chi è stato a fare in modo che tu puoi fare un ruolo con la batteria, non possiamo non saperlo, o suonare così perché no, perché uno che ama la Formula 1 sa benissimo chi era Sterling Moss, o può sapere chi era anche Fangio, o se uno, orrendo l'idea, o se uno è amante del calcio, se uno dice chi era Sivoli, non lo so, no, quelli che amano e che seguono il calcio sanno chi era Sivoli, sono i batteristi che non sanno chi era Dixie Carter o tutti Silverton. Questi sono quelli che hanno inventato le cose che facciamo noi oggi. Se non c'era Dixie Carter, o se non c'era questi qua, certe cose con la cassa non le facevamo proprio. Se non c'era Di Dicembre, che è quello che un giorno in un funerale di New Orleans, o un matrimonio, che erano in due, uno con la cassa, boom, sapete, suonare così, in the morning. Matrimonio. Quello con la gran cassa. Un giorno questo Bob, che era quello della gran cassa, viene a mancare per diverse ragioni, era ubriaco così. Quindi c'è tutto questo di dicembre nel 1899, ha questa grande idea di guardare la gran cassa e dire, no, non posso fare. La presa si è messa davanti, ha fatto in modo di picchiare. Non c'era di dicembre a inventare questa cosa qua,
Oggi saremo ancora in due batteri su uno che fa pum col piede e l'altro che fa tutto sul rullante. Quindi non possiamo non sapere queste cose, se vogliamo fare i batteristi o i musicisti. Come non dobbiamo conoscere gli altri strumenti, eccetera, eccetera. Quindi questo qua, adesso ho concluso la parte. Qualche domanda su queste cose qua, che ti può interessare sulla tradizione? Non so, sui vecchi batteristi, Kenny Clark, i vecchi batteristi, vedo questi qua, Jen Krupa, Max Roach, Buddy Rich, certo, Buddy Rich. Vedi, più uno cresce, e più si rende conto che Buddy Rich è un grande musicista, è stato il più grande batterista, come batterista di tutto il mondo, al mondo, tecnicamente così. Ma crescendo si rende conto che il genio è Jen Krupa. Perché Jen Krupa è venuto dal niente, è arrivato che ha preso le tecniche dei rudimenti militari e le ha portate sulla batteria. Se non c'era gente, di fatto dice che batterista non c'era Jen Krupa, batterista forse pensava in un altro modo. Quindi la genialità è quello che per la prima volta inventa. Perché da fare così. In 20 secondi, ci sono passati 20 anni, ragazzi, dal primo colpo di cassa all'ultima lavorazione sono passati 20 anni, quindi c'è della gente che ha inventato delle cose, ma inventare non è mica facile, è facile quando sono state inventate. Quando hanno inventato la ruota, i sumeri o quelli che erano sumeri così, hanno inventato una cosa che doveva fare il grano, perché se per il grano così ci ha messo 200 anni per capire che se la drizzavano e la mettevano in un carro, questo qua diventava un carro e andava da solo, veniva subito ed erano ruote. Quindi non è così semplice capire una cosa così facile e poi dire può servire anche questa cosa qua. Quindi dopo mi sporco di diciamo. Cosa succede che però? Ripeto che giustamente c'erano si viene dallo swing che ha avuto diversi modi di si venivano selezionati. Veloce, però diciamo che lo swing tradizionale di una big band, facciamo un pezzo magari prendi Big Band New York, la cosa lì, metti sul secondo pezzo, lo swing si sente quando si fa un tempo medium, ora il tempo medium, qua parliamo della big band, poco abbandoniamo anche la big band, vi dico questo perché sono un session man, quindi quando uno faceva il session, non è come oggi che basta che uno se ne fa due tempi, o due lanci, che poi potessi rispettare prima un anno fa. Se la sta prendendo per 10 anni questa cosa qua, c'è una volta andare in studio, una sera ti telefonavano, cosa c'è? Sei libero domani? Sì, e tu potevi trovarti davanti un gruppo brasiliano, una big band, un trio, Castellina Pasi, oppure trovi davanti un giorno della Ramazzotti o qualcosa, quindi si saper fare tutto. Ora, conoscere la Big Band, in questo caso la Big Band, cos'è che è interessante sapere? Le dinamiche, conoscere gli strumenti, le trombe vanno sentate sempre con il rullante, se le trombe fanno pa, pa, lo puoi fare pa, no, pararara, che è un secco, se invece le trombone pararara, po, po, pararara. E se una frase fa paera ta da da da, vuoi fare no, fare il valore delle note agli elementi della batteria, conoscere la divisione, conoscere il pezzo a fondo, noi batteristi di band sono quelli che non leggono, Buddy Rich sono i pelli, sono i pelli, uno che doveva perdere mezzo un'ora con Count Basie per impararsi il pezzo a memoria. E nel più bravo di tutti, però i musicisti sono anche lui, c'è anche due palle, deve stare in mezzo alla giornata, aspettare questo qua, battuta per battuta, si imparava le cose, però alla fine quando suonava, non suonava, poi suonava il pezzo, capito? Quindi è una vera differenza. Quindi conoscere bene le divisioni, conoscere il brano, potersi lavorare, preparare sempre le frasi, non arrivare tum tum, pam, no, prepararlo. Cioè, permesso, come chi ha visto, chi è che ha visto l'altro giorno, ha detto che ha visto David Garibaldi. Chi è che l'ha visto? C'è uno che l'ha visto, ho visto il tavolo Paolo di Garibaldi, c'erano un bassettino. Ma li ha sentiti? Li ho visti da vivo.
Garibaldi quando fai i 12 ottavi con Tauro Paolo, non fa mai, non fate mai così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tutti i fichi di Tauro Paolo sono così, 1, 2, 1, 2, 3. Sempre così, perché lui dice, perché io quando faccio un brano così importante, busso la porta e chiedo permesso, posso entrare? Esatto quello che mi ha detto David Garibaldi quando ha fatto il seminario qui a Volta Mantovana. Quindi preparare, fate tutto, prepara, non fa tutto, prepara, ho tirato l'improvviso, non vorrei mutare, ho detto, va bene, non fammi preparare, capito? Quindi questo qua è. Quando avete domande fatele sempre, non sono problemi, secondo te. Va bene, Pippo? Lui mi ha prodotto qua, non c'era lui. Thank you.
queste cose, però dall'altra parte c'era il pop, c'era il beat, c'era i tempi che nascevano, eccetera, eccetera, quelli di prima, sapete, si suonava, prima si suonavano gli Aldi Galli fino al 62, quindi erano tempi 1, 2. Madison, che era una grande trovata, perché la legale era questo. Ora subito arriva un mese dopo il Madison. 1, 2, 3. Il lavoro cambiato, 1, 2, c'è il 2, 1, nel copio di un'arte, e 1 invece qua ha fatto 1 e 2, quindi tutto cambiava. E se prima era 1, 2, poi venne fuori il twist che ancora nessuno sapeva fare. Allora perché c'era della gente che lavorava di più? Perché il twist, per esempio, lo faceva in questo modo. Perché il twist non era così, il twist era molto più energico. Tiger Twist era tutte le mani che andavano. Se era il play dovevano suonare più di 10 ore, per loro evitare di fare tutto, era molto meglio fare il falsone, lì c'è il falsone appoggiato al muro, tutta la sera le spazzole, le nove, due c'era Iago, che era il battista che suonava con me prima di che io andassi negli anni d'Este, che suonava benissimo con le spazzole, non come Stefano Magnoli, lo sappiamo che lui è un grandissimo battista, un grandissimo batterista, con le spazzole poi eccezionale. E poi suonava con le spazzole benissimo. Fino a quando la sera non è in club gli chiedono di usare le bacchette, lui dice non posso, ma perché non, no, non posso, non poteva perché era già da 5 anni che usava al posto delle peli quella carta verde che si usava, che si usa della mortadella, no? Tagliava così, poi le metteva qua dentro, la suonava talmente piano che si sentiva niente, era la stessa cosa, quindi proprio con, metteva questa carta, la tagliava e c'era questa carta trasparente sul ruante, quindi non poteva con le spazio vicino con le bacchette, no? Per dire, questo qua era... Quindi i batteristi facevano meno fatica nel night. Poi venne poi logicamente Ringo Starr che portò... E ho cominciato a usare questa bacchetta come se fosse uno shaker, no? Guarda Ringo, non suona mai così, suona così. Perché il trompetto non suona bene. Suona bene così. E Ringo l'aveva capito già allora questa cosa qua. Mentre aveva capito cosa importante, perché se erano gli Stones. Beh, quello del Giuseppe, quello viene già dopo, quello viene dopo, qua si parla già quello dei Rolling Stones ha avuto una grande idea che tutti hanno criticato, ma lui se ne è talmente svaluto il coglione, perché sai, lui suona così. Perché lui non aggiunge, non mette, perché gli ottavi, c'è già il novante che fa l'altro per l'ottavo, perché andare a sporcare una bellezza sono le volante con un Charleston sopra, così. Se voi fate un disco e sentite un disco con i batteristi tipo Jim Kerner, che sono dei batteristi eccezionali, tra i migliori diciamo batteristi della canzone d'autore americana, cioè sono batteristi che sono con James Taylor, con Matt Cohn, però lo fanno in questo modo. Fate così. Diventava un po' così perché e non rende così bene guarda come quando era solo. Quindi non è vero che non è capace di fare. Non ha capito che è molto meglio durante senza il colpo di Charleston.
quindi questa qua è stata un'altra idea. Però dall'altra parte c'erano i neri, diciamo, cioè a parte il rock che vedono fuori, che allora vuol dire che oggi uno si mette lì e comincia a studiare delle cose sui metodi così. Ma una volta usciva un tempo tipo Sanson of Love, già pensando a... viene fuori altro pezzo delle Zeppelin. Studiare il tempo, se uno voleva fare Good Time, Bad Time delle Zeppelin, il battista deve imparare questo tempo qua, ed è un tempo non facile. Oggi, perché il bello, ogni brano allora aveva un tempo ben definito, come le chitarre avevano delle frasi definite, oppure i Beatles, scolatissimo io, ho dei trippi, cioè ogni cosa qualcosa, partiva a pezzo e tutti sapevano che a pezzo la gente batteva le mani. Oggi se non parte il cantante la gente poi non capisce che pezzo è, potrebbe essere invece la partita andiamo a ballare, andiamo a ballare. Questo manca oggi, manca il pezzo, va tutti che non parte un pochino. Cazzo, fatto tutti così i pezzi oggi. Chi è che suona? Golino, Melotti, De Lazzaretti. Quando c'era così. Diceva, può essere Melotti per dire, perché c'è suonato qua sempre, però. Ma poi dopo voleva un altro che successo e doveva farlo. Melotti, Golino, Maurizio De Lazzaretti, quindi anche lì c'era questo appiattimento. Il suono era talmente bello a un certo punto che è troppo bello, allora tutti i batteristi dovevano avere quel tipo di suono. Tu vai con una batteria e dici, ma credo, c'è un altro troppo molle, sì, io sono quanto più molle. No, tiralo, perché. Ma se tiro sembra quello di Golino. Hai capito? Non si pongono questi problemi della personalità del musicista. Ecco dove sta, secondo me, la difficoltà di chi inizia il lavoro oggi a voler iniziare questa carriera. Già sconsiglierei di fare sala di incisione subito, e viva le produzioni indipendenti, e viva queste cose qua. Lì esiste veramente, se regge la musica italiana sarà solamente perché ci sono questi indipendenti che inventano, ma se uno deve stare lì a comprare un disco, cosa ascoltate? Lì oggi c'era Mieta che dà un pezzo lì che ha fatto Sanremo, ma così da Sanremo tutt'oggi per caso una radio sfigata quel pezzo che ha fatto Sanremo, cosa succede? Perché? Ecco, quindi bisognerebbe lottare l'energia e spenderla invece di fare magari tre casse, tacche punta, tutte tacche, tacche punta, cercare di dire, vabbè, ma domani questo lavoro qua non possiamo fare, come si può fare, cioè cercare di fare, organizzatevi, non lo so, fate qualcosa, se no veramente siete destinati ad andare a scuola, in una scuola, per poi uscire da questa scuola, andare in un'altra scuola come insegnanti, per insegnare ad altra gente che insegnerà ad altre persone, che poi finirà questa storia, perché quando dei genitori mandano dei ragazzi a spendere dei soldi in una scuola, questo ragazzo che ha 17-18 anni viene fuori questo personale, avete 3 anni, è quello lì che fa le cover e deve ancora farsi dare i soldi perché manda suo padre, quando arriva un'altra famiglia che dice mio figlio suona la batteria, non se ne fa, ma mi raccomando, non mandatelo fuori, non fate fare musicista perché non esiste un avvenire, questa è la realtà. Quindi bisogna veramente spendere l'energia e risolvere questo problema che è importante. Io sono fortunatissimo. Io sono fortunato per una cosa, perché non ho mai lavorato per i soldi, e questo si vede. Infatti se non cerco di portarmi oggi la macchina, ho fatto l'incidente l'anno scorso, ma proprio non l'ho neanche più preso. Il 6 di agosto ho fatto l'incidente e mi porto lui qua. Per dirvi, quindi questo è tutto. Io vivo solamente perché voglio essere coerente, ho avuto la fortuna delle scelte, delle collaborazioni. Io ho fatto De André, Cuccini, Paolo Conte, Angelo Branguardi, Roberto Vecchioni,
Edoardo Benacco, come dice, domani mi chiama Domenica Indro, fa Domenica Indro, trasmissione, già sono già c'è la barba bianca, già dicono, ostia, ma poi Rosario Hermano era del Valenico, è già sputarato in tre ore di Domenica Indro tutto quello che ho fatto inventare di lavoro, capito? Perché la gente non si ricorda più, sì, ma ha fatto. No, no, lo dice il caso procurato alla fine, poter tirarsi prima, di guarda che fine da fare, questo dicono. Quindi la collaborazione è importante, non svendersi mai, non andare, se lui rifiuta per 100, non andarci per 95, te, vacci per 120, hai capito? Non, se no veramente è una brutta storia questa cosa. Dobbiamo aiutarci di più, piuttosto stiamo a casa un anno tutti. Ma facciamo sentire la mancanza di questa cosa bella che è la musica, lo stare insieme. Questo è un altro discorso. D'altra parte poi c'erano i neri che inventavano delle cose importantissime anche allora, perché io quando nel 66 sono andato a ballo, dovevo fare un pezzo che si chiamava I Can Stand Myself di James Brown, e anche lì un sassofonista che si chiamava Fred Sforza, mi serve da fare questo pezzo, devi impararlo. Certo, lo impararlo sì. Il pezzo ci ho messo una settimana a imparare il tempo, perché il tempo. E avevo 19 anni, eccetera, eccetera, ma questo faceva così. Diciamo che sta una settimana fa questa cosa qua, già ha fatto uno studio molto più importante di quello che state allora in cantina a fare dei paradiso o fare degli esercizi. Cioè qua fa un pezzo che la sera vai lì e la gente balla. Poi allora si faceva legare, quando vedi uno che dice, sai fare qualcosa, ci riesco, tu sai fare questa qua, e l'altro dice, tu sai fare questo, e poi alla fine te la vedi male, dice, ma tu sai fare questo. Mi piace perché nessuno sapeva fare questa cosa qua, e mi ha aiutato molto per andare avanti anche questo, diciamo. Ecco, e c'era un gruppo allora che si chiamava i Matters, che facevano un brano molto tipo questa ritmica qua, il palo del 66. Il batterista si chiamava Mogalist, Zigabu Mogalist, qualcosa del genere. Ed era segnato perché nel 66 pensare di imbastire in questo modo, ti prendi quello che scrive sopra Maxi, deve essere il decimo pezzo. Maxi? Sì, c'è scritto David Garibaldi, ecco. Forse. È decimo? Sì. Ok.
allora c'era il progetto in questo modo, quindi per me è stato molto facile in futuro avere delle idee, diciamo, andando a pescare queste conoscenze che avevo negli anni 60 o 70 così, specialmente quando ho iniziato a lavorare con le persone, diciamo che nell'81 ho iniziato a fare delle tournée live con delle persone con le quali non volevo lavorare, perché io non amante di queste cose qua, io amavo il Rhythm and Blues, amavo Otis Redding, James Brown, amavo i Vanilla Fuzz, Deep Purple, tutte queste cose che erano abbastanza piene di energie, quindi non ero un amante del fighettino, diciamo, batterista che lì che spugnetta sulla batteria. Dopo ho imparato che c'è modo e modo di spugnettare sulla batteria, diciamo, il gusto della musica delle sonorità. Quindi non volevo andare a lavorare con i cantautori tipo Guccini, tipo Paolo Conte, perché per me erano dei lavorini quasi da nightclub, diciamo, dove non ero, invece mi sono accorto che veramente invece chi mi ha dato la possibilità di usare queste cose che avevo studiato sono stati proprio i cantautori. Prima cosa perché non sono delle persone che devono seguire delle mode, cioè non devono essere dei musicisti come Eros Ramazzotti che oggi va quel tipo di sonorità, quindi il batterista o i musicisti devono suonare in quel sistema, il più delle volte. Chiaramente se è quello che ha delle idee notevoli, pazzesche, non so, io ho visto una live a Morisetto, non c'è vita venuta, che rinnova qua e dice che questo batterista sa delle cose molto semplici, con una sonorità tutta sua, con delle bellissime idee, eccetera, eccetera. Però di solito il batterista che suona con Ramazzotti, con Luca Barbarossa, adesso non sono sperato, io non so neanche più chi sono questi. Oggi ci sono poi dei lavori in giro da ascoltare, che uno ascolta delle cose per radio, sono dei capolavori tipo mi gusta la Corugna, mi gusta Stu, mi gusta la cosa, che ti fanno in cuore che in una pop diventa dei geni proprio. Oggi quello che c'è per radio, in una pop sono dei geni a questo punto qua, con quello che ti propongono certe cose. Quindi il cantautore più originale e più è riconoscibile, più fa il suo lavoro, perché il cantautore è la sua musica compie, diciamo. E allora quando c'è la fortuna di lavorare questi grandi artisti, diciamo così, poeti, diciamo quello qua. Vabbè, con Guccini posso fare quello che voglio perché lui una sera dopo che adesso vorrei che una sera accompagno con le spasse, cioè dopo Marco Margarito non se ne accorge neanche proprio, non importa che fermare, inventa, non suonare il pezzo che per lui proprio non si rende conto, ma non, nel senso anche buono della parola, anche una persona con la quale mi sono sempre trovato benissimo. De André no, è per lui, De André è uno che se una sera fai così, per 9 mesi devi fare così tutte le sere, se gli fai volte, sono cose che non fai, perché già il suo modo di respirare ha avuto un trauma, capito? Perché lui ha dei riferimenti ben precisi. Paolo Conti invece è uno che fa il conto, io ho fatto un anno con lui per imparare a usare un po' le spasse, diciamo, io non sono mai stato un grande spassolatore. Dopo sono passato, lavorando con Paolo Conti, come uno che usa le spasse, un grande conoscitore delle spasse, assolutamente no, perché me le sono inventato, ma delle cose che le proprio. Ho fatto degli errori storici proprio, mi sono inventato delle cose storicamente false. Lui a un certo punto dice dovrei fare un pezzo di Jimmy Ballan, ma fa leggere un disco suo così, e io dico, ostia, ma ti faccio qualcosa, dico sì, ci vuole una ritmica da tutti i Singleton, cioè tutti i Singleton ciò che è, ma nei dischi non si sente assolutamente. Come fanno tutti i Singleton? Io dico, c'è un pezzo che ho sentito che lui suona con Lester Young, adesso non ci vede di inventarsi le cose, dove sembra una persona che corre intorno, poi si va per respirare, per dare. E allora dico, ma spiegati, allora si è cominciato a fare così. Esattamente quello che voglio questa cosa. Allora diventa, quindi sono proprio dei falsi, se uno ascolta Jimmy Ballan, questo modo, hai capito? Bisogna risolvere le cose e dare modo di che sia l'unico modo, l'unica via d'uscita. Non so, c'erano dei brani tipo sempre di Paolo Conte dove sotto le stelle del jazz, secondo me cose, di nome lo conosco così tutti, quindi, ma dove sai se para fare così, è banale così, allora qui bisogna inventarsi delle cose, basta. In fondo basta fare un po' di pressione sulla spasso alla sinistra e secondo Satan viene fuori da solo, anche con la mano sinistra e basta. Suonando viene fuori.
Quindi sono cose che vengono fuori suonando, e con queste piccole cose uno si crea la propria personalità, si crea un nome, quello che volete, ma l'importante è essere riconoscibile, perché se uno sente un disco, come i Battisti sono così, quello sono io, bene o male, ma quello sono io, quindi questa è una cosa importante. Mi mandi il primo pezzo, dico sempre di quella cosa lì. Come del resto si può sempre suonare un brano, non obbligatorio per la batteria, effettivamente, ma assolutamente obbligatorio. Anche fare un brano mi sembra che uno debba suonare con tutta la batteria. Cioè, ci sono tante cose che possiamo fare con un tamburo solo, giocate dinamiche che solo pensare il tempo che dobbiamo perdere a studiare sopra il primo brano, non lo sentivo? No, non quello, di quello Big Band non mi ricordo. Qualche domanda tu? Mi dica pure sempre. Te l'hanno detto? Lo dico io. Quante ore ci stavolgono quando studiavo? Io studio ancora. Ma studio ancora no, io non è che studio, mi diretto. Perché studiare non era stato la mia cosa. Guarda, almeno stavo 4 ore bene che starci 5 ore. Cioè se tu vedi che non succede niente, per il studio vai con la donna, vai da qualche parte. Proprio non perdi l'unità. È bello avere costanza, tu sei il tempo, alla mattina quel 4 ore per fare, ad esempio, anche le prime 2 pagine dello stick-off, che sono quelle... Ma non di velocità, proprio di forza, in modo che i polsi si preparano la giornata, sì, non è proprio solo velocissimo. Fare le prime 2 pagine, proprio non te lo vale dopo il resto, serve quella serie per ginnastica. Le altre pagine sono per chi ha del tempo da perdere, diciamo, ci mancherebbe, sono sempre importanti da fare, però già basta le prime 2. Poi dopo vai via pomeriggio e cominci a fare la tua mezz'ora di lettura, la tua ora e mezza di dipendenza, qualche esercizio scritto, accompagni un disco, cerca di assimilare di parlare dei brani, più brani conosci meglio è. E poi cominci a fraseggiare te, a giocare con la te, con strumenti, a crearti, a divertirti. Ma se proprio vedi che il tuo metronomo nella testa ha degli spostamenti strani per il suo cuore, proprio molla. Sì, ci sono dei giorni. Non bisogna stare, no, ma c'è del tutto, guai. Yeah.
perché non ti ha mai visto, tu hai visto il seminario mio, sono, chi è che sono venuto i seminari miei? Tu, quindi è una cosa che racconto sempre, però mi sono talmente annoiato a raccontarla, ma è una cosa veramente molto bella qua, perché quando lavoravo a Milano, all'inizio, nel 72, il primo disco che ho inciso è stato il fermo qui di Donatello del 69. Sì, punta, io non mi fermo qui, un pezzo, una novità di quel periodo, perché mi permise quel brano lì di diventare, diciamo, più famoso dopo. Perché il brano era sì, io mi fermo qui, questa era l'idea che si era avuto, però era troppo pieno, troppo agitato, e vedi un'idea che, di quelle idee che capitano una volta veramente nella vita, dico, ho tolto il primo orario, che non era mai stato successo nella storia della musica, il torneo italiano, di fare un brano senza primo orario, pa. E quello è stata una cosa che poi dopo si è ripetuta per anni nella musica, anche oggi, quindi ho avuto proprio l'onore di essere stato il primo che ha tolto il levare. Da allora è stata cioè un dire, ostia, quante idee che ha bellissimo, queste cose qua. Quindi da allora diciamo che c'è stato questo crescendo. E allora quando mi telefona Berlendis, che era un convocatore, lo racconto, scusate voi perché ho già visto, quando mi telefona il convocatore Berlendis alla sera, una sera, e dice, cosa fai domani mattina? Sei libero? Certo, mi sento di sì. Ma dire con chi? Dice, allora domani mattina alle 9, mi raccomando, da Zanibelli. Devi sempre dire sì, anche lì. Non devi mai dire con chi sono, perché indice di sicurezza. Quindi tu devi andare tranquillo, può esserci chiunque, non è un problema. Ora da Zanibelli sono due sale di incisioni, ce n'è una grande, il doppio di questa, e un'altra che è la metà di questa. Ora il tuo, se sei quella piccola, sai che sei a fare musica leggera tranquilla, se sei quella grande, poi sì fa musica leggera. Cioè, però ti impegna sempre, perché lo so, un disco di Celentano, allora, anche la ritmi, se sei in quella grande, che costava di più, e anche se la sola di sole era più brutto, però se costava di più, quindi si andava avanti. Dico, va bene. E allora, però in quella piccola era meglio, perché era molto più familiare, tutti intorno, tutti gli suonava. Allora salta su e dice, ah, era del vai, poi con un'altra, diciamo, con quei piatti, guarda, perché da Zanibelli c'è anche la batteria, c'è, infatti la batteria c'è da Zanibelli, ce n'è una sola. E io sono andato alle 9:10, mi ricordo, del mattino, e Tullio del Fisco stava facendo un disco nella sala piccola, sfigatissimo io, con Marcella Bella, tipo le montagne sono in fiore, queste cose qua. E stavi dicendo, quindi io arrivo e dico, dove sono? Se dice, sei nello studio grande. Ti manda per l'Endis. Dico, dove sta lo studio grande? Già lì posato per studiare, e apro la porta e mi trovo già in ritardo, mi trovo un'orchestra di 60-70 elementi, tutti già pronti, pensate, perché allora alle 9, ma non alle 9 batteria montata, quindi alle 8:30 sul posto. Io sono andato con questi piattini, cosa guardo, la batteria non c'era, quindi già comincio a studiare. Allora, perché il maestro era anche il arrangiatore, era francese, perché era la produzione della Holiday on Ice, quelli che vanno sui patini. E loro venivano spesso a Milano a fare, specialmente quelli che facevano il giro della Francia, a Milano si pagava di meno, passava l'incisione, venivano a fare i brani, però la volontà di fortuna fu che il brano era uno solo, però di solito c'erano anche 6 brani in una mattinata. C'era questa grande orchestra per fare un brano, che era un brano tipo quello che ho fatto, non era proprio così, però era tipo quello che ho fatto. E lì ho dovuto dire, dico, il pezzo si doveva fare comunque il pezzo. La batteria non c'era, io ho detto scusate ma mi metto di non portare solamente questo, però il pezzo mi sembra che si possa fare anche con un Java e con un altro, basta farlo con, perché non è un pezzo di suonantissimo, sembra di quei pezzi di Fred Astaire, dice sì, però sentiamo, infatti ha funzionato, altro colpo di culo che ha funzionato, il fatto che effettivamente viene meglio anche così, perché non c'è la cassa che rompe i coglioni, bum bum, c'è solo suonante che schifa e c'ha questa cosa qua, quindi loro alla fine contentissimi. Ma magari se stava pronto mi diceva porta solamente il Charleston, no, mi tocco con i coglioni, la cassa, pianti, no. Quindi è stato anche lui un colpo di fortuna. La mia vita è stata piena di colpi di fortuna in questo senso qua. Perché veramente sono stati dei momenti dove oggi ci penso e ci vedo sopra, ma allora sono dei momenti tragici. Qualche domanda sempre? Si può sapere, oh ragazzi, qua siamo in pochi, d'accordo. Però non vorrei che dopo fosse come se le solite volte che si finisce con tutti quelli intorno, si va qua a sinistra, non riesco a quel piatto. Infatti adesso queste domande quasi ci sono.
anche sui tempi, sul modo, su tutte le cose che volete sapere della sala di incisione. Io ho fatto 400 LP, ragazzi, una rispostina ve la posso anche dare. Ho fatto di belli, di brutti dischi, quindi un consiglio. La gran cazza, la Sony coltello. La Sony di punta. Sì, sempre. Sempre. Lo suonavo così solamente quando facevo i lavori, diciamo, che lavoravo nella sala da ballo, quando ancora non c'era il microfono, diciamo. Allora potevo suonare, dove ancora nelle stesse sale di incisione, salve, nelle stesse, ti senti osservato adesso, hai visto come si fa? Dove addirittura nelle sale da ballo, nelle sale di incisione non si portava neanche la cassa. Perché nei primi dischi di Celentano, tipo hai da o la cassa non c'è proprio, se voi ascoltate il boom boom non c'è proprio all'inizio, anche il Tobace come un rock. Forse in qualcuna c'è, perché andava Gianni Dall'Aglio, che era un batterista, lo chiamava Gianni Cocaino, aveva 15 anni, era bravissimo per adesso. Ma quando si andavano i professionisti davvero, andavano solamente con il piatto, un arte e il carro, la cassa, quindi allora suona così. È stato quando vennero fuori i Beatles che vennero dei cambiamenti enormi, sia sul posto della bacchetta, che allora si suona tutti così, ma dopo vennero fuori i Beatles e tutto il volume era veramente forte. E più avanti ancora l'esigenza delle radio diventa sempre, non ci si accontentava mai di questo levare. Addirittura avevano poi le modi suonate una partita da banda che era grande così, con i guanti. C'era il classico di Iudada, che era un barone addirittura molto, che suonava con i guanti e con delle bacchette grosse così, guanti bianchi, e più il problema era che il levare purtroppo era bloccato dal Charleston da allora, perché ci si era alzati molto il cesolino, c'era della gente che suonava, stava suonando, e quando se ne era il cesolino non è che faceva così, fa però così puff, se ne era la vita, era proprio in alto, al limite. E succedeva anche che quando venne a Sanremo un gruppo si chiamavano i Renegades, dove c'era Kim, che poi fece i Kim e De Cari, da quello biondo con quei lunghi, eccetera, che suonava, ed erano messi tutti da nordista norvegesi, il batterista venne con un Charles, ma questa orchestra. Tutti i giorni dopo nel dormitorio a dire poi non ti portate le cose, però si va a cominciare sto qua, e guarda qua, ho dei levari che partivano, pac! Veramente, se era un limite, ti ricordi pur i Renegades, noi vecchi, Quindi io ho cominciato a suonare quando ho queste esigenze, specialmente quando voleva suonare proprio con questi. Non c'erano microfoni, se tu senti le registrazioni che io dell'orchestra da ballo che suonavo loro, che non era questo, dance da ballo, proprio. Non c'è trovato questo volume qua, perché purtroppo con quattro fiati davanti, senza microfono e la batteria, 900 persone che ballano, quindi domanda a me non è arrivata. Poi, ma tu come tu scegli i pezzi della batteria? Come? Cioè vai a gusti, vai cosa? La tua batteria, i piatti, no? Cioè tu hai il tuo gusto o dipende come fai? Tu sei le domande interessanti. No, allora dico, che quando arrivi a una certa età hai bisogno anche di farti curare l'immagine un attimo, chiamiamola così. Non vorrei esagerare con queste cose, non fa parte della mia, però è così. Puoi diventare endorser di qualcosa, di qualcuno. Vuoi diventare endorser vuol dire che cominci a mettere le fotografie sui giornali, sui giornali specializzati, capito, piatti. Qua in Italia nessuno di noi lavora, chi suona la batteria prende soldi. Nessuno. Ti dà una batteria, magari te ne danno anche 4, qualcuno se le fa anche istituire, che dalla fine di volo, fine della tournée o del contratto, qualcun altro se te la puoi vendere, perché è l'unica cosa che puoi fare. Allora, in questo caso, quando puoi scegliere, giustamente quando puoi scegliere, non sei un giovane che riprende quello che arriva, quando puoi scegliere, uno sceglie quello che preferisce. In questo caso la batteria che io, questa qua non è una perla, lo sapete bene. Io sono il nostro Perl, c'è la Perl, è stato lui a metterla su perché ha fatto questo grande favore, ma Adrian Salvo che poi suona benissimo. Adrian Salvo è italiana, che però purtroppo è talmente all'inizio che non può permettersi di spendere dei soldi per fare degli articoli, da pubblicizzare, i musicisti, giustamente. Io lo volevo in piedi con questi qua, con
con Luca De Osso, del resto, che anche l'ha fatto prima per dire che va bene, se va bene. Quindi ecco, lavoro per la PEP, perché la PEP ho trovato a capire, secondo me, adesso qua spendo molto per la PEP, perché secondo me la PEP ci sono John Robinson, tutti i battisti con suoni diversi, Omar King, Jeff Porcaro, con suoni bellissimi tutti, Jeff Porcaro, Marvin Mitty Smith, Steve Ferrone, Chad Smith, cioè tutti fanno, è una batteria che si adatta alla mano che hai te. Ci sono delle batterie tipo, posso dire anche nelle amate così, che è difficile cambiare, cioè che tu sei veramente condizionato da suono di questa batteria, perché sei molto simile a Weckl, a questo, proprio il suono. Questa è una batteria che si adatta, che dà il tuo suono. Devo dire che poi la perdita mi dà molto da lavorare, diciamo, appunto qua, perché con Agostino Marango facciamo molti seminari insieme, andiamo in giro e ci danno dei soldi per fare questi contenuti, anche dei soldi per i seminari, diciamo, non ci pagano perché usiamo la batteria, ma si danno dei soldi. Poi mi danno, sempre le FBT mi dà le bacchette Signature che le fanno in casa, che sono le risciotte, le bandine. Mi fa avere i piatti Savian, che devo dire che siete ricerchi. Questo è un piatto jazz eccezionale, a caso sono i set AA della personale musica pop, sono eccezionali, quindi non vedo perché debba, cioè se dovessi scegliere, se dovessi cambiarla, cambierei solamente una batteria come la Perla per la Grace, tornerei alla Grace, che è la batteria secondo me la migliore che c'è, la di due, la batteria eccezionale, però diciamo che la Grace è rimasta, io sono sempre con la Grace, fino a quando sono passato la Perla. Ci sono delle persone molto fortunate che, alle quali ho venduto tutte le mie Grace, che avevo 5 di Grace, perché mi venivano date dietro, ho comprato delle Grace per 1,5 milioni. Le Grace, uno le ha comprato 3 set di Grace per 3 milioni, c'era la cassa 18, da 20, da 22, Tom da 8, 10, 12, così, come l'Arancione, uno che fa musica classica, del resto che fare qua a Verona o a Padova. Però questo lo serve perché mi piace, ha un bel suono. È un rullante, diciamo, che mi sta bene, quanto mi piace il suono, mi piace, invece questo qua è sumo, mi fa un gusto, è un ottimo rullante, bellissimo rullante. Sì, che poi, diciamo, secondo me, è lei che dà il suono. Se mi vede tu andiamo d'accordo, se mi vede lei c'è come si vede con me, non dico cioè no. Il tuo modo di dire il suo diciamo, è unico e si sente indipendentemente dal tipo di batteria. Certo, i batteristi che alla fine fanno questo mestiere qua, che devono fare questo mestiere, la cosa che a un certo punto si preoccupano di perfezionare la sonorità. La sonorità è il profumo, l'odore del batterista. Cioè tu senti uno che arriva con il profumo e dice, oh, senti il solito, questo qua è lui. È lui che questo qua, questo modo di suonare, o indietro, o avanti, capite? Lui deve dire, suona sul click, suona avanti, no, sono quelli che suonano avanti in natura, e poi chiama uno che suona avanti, hai capito? Non chiamare sempre lo stesso batterista e dire suona avanti e suona indietro, chiamali quelli che distinto hanno la sonorità in avanti e chi è avanti sono più appoggiati indietro con il tempo, ecco. Quindi si trova di questo. Sì, il mio è un suono, c'è molto suono, c'è molto suono, si sento nel capitolo. Volevo dire un'altra cosa che mi è scappata, mi torneva in mente dopo. Cosa ho fatto? Posso interrompere? Sì. Volevo farti una domanda, visto che stiamo parlando di là. Io ho sempre dei problemi a trovare la misura del rullante. Cioè una volta mi troppo alto, una volta è troppo basso. Cioè ogni volta io non mi trovo mai a mio agio con la determinata posizione. Vedi. E soprattutto non riesco mai a trovare la posizione giusta, perché suonando in questo modo, sia che mi alzi che mi abbassi, prendo sempre il ginocchio sinistro. C'è una buona cosa. Soprattutto lavoro così. Io vedo che tu guardi, se tu guardi quando suono io, tanto che poi in quello che dico non è che l'ha preso e va usato come una bibbia, ma io quando sono questo lo dico. La prima cosa di questa cosa è qua, la mano. Io devo andare in studio c'è una lancetta che va sempre tac,
sempre 8. Non può il tecnico oggi come oggi fare un disco dove fa 8, 7, 9, 8 e mezzo, così. Vuol dire che il tecnico deve prendere e portare tutti i levari che si fanno a 8, perché se no ci sono degli scompensi che purtroppo mia madre, che ha 8 anni, fa, dice qua è un più forte, perché loro sono come a noi, che dicono che qua sembra che se uno si debba accorgere che lì c'è un altro troppo forte, Charleston, ci sembra che il disco venda non so quante, ci sono queste manie per noi del Ruanda, e noi purtroppo siamo i penalizzati, sono i batteristi in questo caso. E allora succede che per fare questa cosa qua, io non ho visto, non solo io, ho visto anche Gale, nel suo video, mi ricordo anche Gale, Steve Gale o Jeff Porcaro, hanno dei riferimenti proprio fisici. Molti batteristi hanno qua nero, hanno perché si appoggiano, hanno un riferimento. Per me è una cosa difficile. Allora, devo suonare per sempre lo stesso suono, lo stesso volume che non sia, però un riferimento sempre uguale, devo suonare in questo modo. E piantare sempre la batteria nello stesso modo, vedete, con la musica leggera. Se non ho un riferimento fisico del braccio che si appoggia prima, così si appoggia. Suonare in questo modo, no? Dovrei proprio... Ora le cose sono ben definite. Io uso questo sistema, non mi detto che sia quello giusto. Io uso questo. Molti vedo che usano... Per esempio Weppo, che è uno che sta molto aperto, uno che studia 14 ore al giorno, ha studiato, quindi lui sa proprio questa cosa che si appoggia, poi c'è anche una bellissima, c'è dei tecnici che lo lavorano molto bene, ma se uno analizza quei dischi di musica leggera di Weppo, ne ha fatti pochissimi, ogni tanto gente che il levare non è lo stesso, sono tac, tac, non è mai sempre, invece sentite le batterie di quelli tali, di Daniele Melotti, di Golino, sono sempre pa, pa. Però un vecchio Golino, quello che faceva gli spombazziati, che ha fatto la voce del padrone, quello lì, Golino... Alfredo? Padre? Antonio? Non mi ricordo come si chiamano io. Guarda che Golino, dico quello che suona con Anastotti, quello giovane, Ah, Golino, quello lì. Ha fatto quello che qua, conosco quello lì che aveva fatto la voce del padrone, che ha batteria vecchia. No, ma quello che ho detto, forse lui faceva i dischi vecchi, cioè queste 10 anni fa, vecchio. Ma per l'amore di Dio. No, quello lì che aveva fatto la voce del padrone, sono presente io. No, lui non aveva fatto Antonio, non aveva già fatto di dire. No, ha fatto il figlio. Ah, qui, poi la gente che suonava a 18 anni. Ah, cazzo, non so. Cioè, quello c'ha 45 anni, io devo dire che è l'età di padre, quanti anni hai? Io sono 22 anni. Però se vedi il vecchio, mi risposti solo. Per me non è il vecchio, no, che io so quel disco lì a casa, no? Se sto guardando un no, è lui. Ho guardato è Golino, perché ti mangio per adesso, ce ne sono due lì di Golino. Uno il padre, e poi l'altro. Sì, ma il padre è Antonio. La voce del padrone stava di qua, nel 78, quando sono nato lì, allora... 78, Alfredo Golino, che c'era 43-44 anni, che sono, sì, sì. Già era in Rai a Napoli a fare il programma. Sì, non lo sapevo io. Quello è stato uno che è batterista che fa male parecchio, quando lui va in giro per il mondo, lui è talmente bravo che lui suona tra quelle, ma se arriva qualcuno che lo disturba, lui fa presto a metterlo a cioè, io ho visto anche con Simon Phillips in difficoltà con Alfredo a Francoforte, perché Simon Phillips è uno che ha dei pattern ben precisi, che gira a sinistra, poi sa dove va, ma Golino ha una preparazione, una conoscenza di batteria proprio alla base intendo proprio che lui rudimenta li gira in tutti i modi immaginabili che non esistono da altre possibilità, perché suo padre lo faceva stare lì continuamente da bambino, è come Paco de Lucia, ho avuto la fortuna di fare un gas in aereo con Paco de Lucia, ho fatto da
ero con Albano in Costa Rica, io avevo, andavo in giro per il mondo con Albano all'estero, in Italia no, perché mi vergogniamo, all'estero. E quando ho fatto questo viaggio, lui doveva scendere a Santo Domingo e durava 2 ore e mezza, 3 ore questo viaggio, e io mi sono fatto chiedere all'autografo, l'aereo era vuoto, dico, va bene per non disturbare, dice, no guarda, ha avuto tanto piacere perché sai, era sempre da solo, lui. C'era lui, c'era questo bassista bravissimo, lui si chiama Carlos Benevento adesso, uno che suona al Pastorius da sempre. E a un certo punto io dico, volevo fare una domanda un po' particolare, perché c'è questa leggenda che racconta che suo padre, quando era bambino, che aveva 8 anni, così, 5-6 ore al giorno lo chiudeva in bagno, nudo, dico, voi mi smettevo a ridere così, ma con una chitarra appoggiato là. Lui ha detto, sì, dice, è vero. L'ha fatto per moltissimo tempo, dice, dopo un po' che ero lì, le cose erano due. Ho preso la chitarra, c'è la chitarra, dico, dopo un pochino mi rompevo le palle che sto lì a smenare, solo no, perché non so, è spento di tanto per quello che ho fatto. Di farmi a seguire, mi stancavo e si fa male, quindi... Alfredo ha avuto una... Un padre che tra parentesi gli ha sempre detto, quando lui diceva, no? Che diceva quando ero piccolo, se tu suoni bene avrai la borsa delle spese sempre piena, ecco. Se tu suoni male ce l'avrai sempre vuota e soffrirai sempre di fame, quindi impara a suonare bene. Ma certo, ma tu questo va avanti per Tullio del Pistullo, che al centro commerciale, non Tullio, suo padre quando c'era la testa di San Gennaro, metteva la parte sopra così, la parte da leggere, attaccava quello sopra, dice, se fai la parte allora dovete sbottare quello così. E fa, poi dopo lo girava, allora vedi, quando io vedevo Tullio, quando abbiamo iniziato i periodisti insieme, e quando erano questi arrangiatori, che rompevano i coglioni, veramente, Tullio prendeva la parte, gli metteva la parte lì, e lui la girava, al rovescio. E diceva, perché a me? Perché viene meglio così. Anche Alfredo fa così. È un modo per snobbare certe persone che si mettono di essere snobbate. Poi io non ho mai capito perché io ce l'ho mai fatto di più una figura dell'arrangiatore, che è che non c'è oggi, no, perché adesso non c'è più l'arrangiatore, oggi è, cioè, sai, cos'è. L'arrangiatore è quello che ti viene lì, ti scrive la partitura e ti scrive 1, 2, 3, 4, intro, A, 8, 1, 2, 3, 4, ti vede delle crome, il tornello, 8, poi c'è tipo il ritornello, sopra la settima ha scritto prima, poi seconda, fill, capito? Quindi le idee proprio devi avere tutte tu, no? Non c'è mai scritto su un disco arrangiamento, come fare in America del resto, di chi? Di un batterista. C'è sempre un arrangiamento di, adesso posso dire, faccio anche i nomi di certe persone, perché no? Perché sono anche brave, o io potrebbe anche essere più brave, ma anche Vince Tempera, con cui io lavoro da 30 anni, mi ci sembra più le opere neanche in studio. Cioè, io non penso perché i rischi di Guccini è sempre scritto alla gente di Vince Tempera e Vince Tempera non c'è mai stato. C'è Ares, a un certo punto è incazzatissimo, anche lui dice, perché Ares mi ricordo quando eravamo agli inizi che faceva Ares, dice. Però qua nel disco di, facciamo i dischi di Wesley o Kirovers negli anni 70, dei miei, no? Poi se ne vede questa cosa così, doppiato con i cieli, me lo diceva piano come, lo diceva piano amici quando l'orecchio. Dopo 5 secondi sentivi Tempera che diceva, ho un'idea, dobbiamo questa frase con i cieli. E ora i produttori dicevano, ci siamo, bravo, che idea, ma ha fregato tanti di quelli, cioè tutte, se voi fate i dischi di Guccini o i dischi di inizio degli anni 60, negli anni 70 dove c'è Ares che suona, tutte le frasi che fa, o contrabbasso, un doppiato di violoncelli. Questo è l'arrangiamento di che Tempera, del resto è anche un musicista che potrebbe essere bravissimo, è talmente dozzinale la scelta delle cose che una volta l'ha messa la decisione a Milano, la Sax Record. Ha telefonato, non essere in studio alle 10, ha telefonato e dice siete pronti, ci sono, gli archi ci sono, ovviamente dice siete tutti qui, ha fatto accordare gli archi e dato una lettura, cioè era ancora l'aeroporto di Roma, vedendo che sta ancora partendo la lettura a Roma, che lui e noi eravamo lì che la stavamo aspettando alle 10, e diciamo anche queste cose. Dunque, secondo me siamo arrivati qua. Dopo vorrei far suonare qualcuno perché ho una base interessante per sentire la sonorità di tutti. Per divertimento, ah ecco, un'altra cosa, quando sono in casa, perché tu mi hai detto come cosa faccio, io mi metto lì, io per esempio, andando a televisione, la sera mi metto lì, come si fa?
sede da studiare, faccio un par, quindi non ho mai avuto una batteria e tuttora non ce l'ho da studiare, quindi quello che faccio me l'immagino che la faccio quando vado a suonare, non ho più i soldi per avere proprio una stanza per poter suonare una batteria. Se fosse uno di potessi in Italia, qui il Regolione, che non ha una stanza per poter suonare la batteria. Quindi questo qua, però mi parlo di zero. Eh? Non parlo di zero. Sì, parlo di zero. Per la gente parlo di zero. No, per me è abbastanza, perché sai, alla fine vado a fare delle cose, sai, quando Agostino facciamo i seminari, viene dicendo, facciamo questa frase qua, la problema è che sono abbastanza orecchio. Un giorno viene qui, proprio eravamo nella zona di Brescia, dice, c'ho una frase da fare, mi tira fuori questa frase qua. Per me questa è una cosa difficilissima, capito? Quindi le studio su un momento lì, me le guardo e devo studiare in questo modo, capito? E lì io imparo in questo modo qua, ecco. I ragazzi mi trasmettono delle cose, quindi le persone, anche voi, siete suonanti, io prendo quello che c'è in succhio da chiunque, non c'è un problema, a parte il succhio di parentesi, Praticamente. No, volevo fare quel brano lì che poi ho messo su, di quella big band che c'è lì, sì. A un rosso, per suonare un po'. Ecco, un momento però. Quindi quando faccio, metto io da solo che ho modo di una batteria, io più che altro suono swing. Però mi canto un brano, perché mi piace, non è brutto suonare da soli. Quindi io mi canto dei brani tipo... Cioè, lei sarà proprio bravo quando vuol dire.
qui a fine. Sono per la roba che mi ha fatto. A me anche tenere solamente toc così, alcune volte o si va indietro. Può essere interessante. Può essere interessante. C'è la cosa più importante. Io posso dire che l'altro giorno c'erano tre che mi rompevano i coglioni, che erano tre bancari, capito? Sono veramente tutti i coglioni che parlavano adesso. Dopo il discorso da tavola è andato poi sull'euro, i decimali, le cose, ma cosa avrebbe i coglioni queste cose qua? Che se ti faccio fare quattro battute, mi devi fare solamente il levare su due su quattro, dopo due battute c'è già fuori tempo. Però sono quella 1, 2, 3, 4, 1, 2, vedi che c'è la gente che dopo due battute, che uno c'è, questa cantata da tutti in battere, tutte fuori tempo. C'è una frase musicale. Oh, il batterista dice, oh, che mi piace, no, mi deve fare... Cioè, non c'è una logica musicale, è importante. Allora, perché sono delle persone che sono più brave musicalmente, tecnicamente, dice, cazzo, se c'è Luigi Donati, che è un batterista, che fa? Le bacchette che tiene il mio paese, poi lui ci dirà, poi tutto, poi vado, poi vado, poi vado, poi poi alla fine, quando è allo stand, ti devono fare un pezzo così, se la fanno un giorno, se la fanno così, così. C'è un mio amico che si chiama Giorgio Weiler, che era là, che è di Pordenone, ha suonato più di un e il produttore ha chiamato Giorgio, capito? Per questo autore, di questo qua, dopo tutte queste cose qua, posso fare il tempo, invece di essere... è una cosa del genere, quindi c'era una cosa che non andava a livello di groove. Cioè non era più così, magari, ma forse era la scelta dei lanci che erano brutti, i suoni che erano brutti. Cioè, la cosa importante è il gusto. Io vorrei parlarvi anche di me, mi vergogno, quando me la chiedo magari lo dico, hai capito? Perché il discorso di quando uno suona e lavora tanto, perché c'è gusto musicale? Perché se fai il lancio giusto, cioè ci sono dei battisti tipo Christian Mayer che mi chiamano e dicono, Ella, prendi il video di James Taylor, c'è Steve Jobs, non fa neanche un passaggio, il numero uno ha detto. Christian Mayer, uno che con la batteria fa delle cose che quando li ho visti in fiera con Sonny Emery da una parte, a Kilo G dall'altra parte e lui in mezzo a fare dei 4 e 4, dopo che a Kilo Gimbo è fatto a più di 4 loro giochi e che sono solo di fare dei 4 e 4, che lui, Christian le faceva sempre, ha dato una mano di bianco a tutti, che quelli lì hanno diventato, il cinese è diventato già con i capelli tutti rosa, il nero è diventato più bianco, certo di li ha veramente distrutti, perché ha fatto le frasi musicali, ha fatto il fraseggio. Allora, il discorso è questo, che ad un certo punto il gusto. E ci sono battisti come Christian Mayer che fanno queste cose pazzesche, quando loro dicono, e lo dicono loro, dice, io il mio studio, cosa studio a casa? Non si crede che Christian studia tutti i tempi in 7/8, perché sono con lei le storie tese, tutti i tempi di no, Christian a casa, le cose che si faceva il music in un di fare un cazzo, domenica bestiale, mettevi a fare tapparà. Io non, quelle cose lì non sono capace, lo ammetto, dice, non sono capace, io non so, sono duro, sono così, sono duro, lo ammetto. Quindi succede che basta, e quando sento che c'è il portavo fa. Quindi non dobbiamo spaventarci quando si vede uno che suona pazzesco e dico, vieni a suonare per favore, dici no, non dico, no, forse c'è la paura, no, vai su. Bill Higgins, che è un batterista che è morto poco fa, che è un batterista che sembrava che non facesse perché non lo sentivi, ma era talmente grande che se tu toglievi Bill Higgins, che non sembrava che non faceva niente, cadeva la casa, cadeva tutto. Allora, ma se suonava Bill Higgins, non è che Bill Higgins diceva no, ma non lo fate, che così ha già stravolto tutto, no, Bill Higgins suonava musica. Padirici suonava, o Luigi Donati suona circo. Questi qua sono musica.
Cilinelli, David Hitz, no scusa, Cilinelli, Dean Higgins, Mel Lewis, Pinto John, Sarbletti. Cioè questi qua sapete perché non fanno tutti i giochi così quando assumono queste cose qua, anzi questi qua vanno solo a suonare e se c'è uno che capisce tutti i giochi finalmente, Dio Cristo, quando parte a Blacky e si parte con un... sopra sui tre piatti, cazzo! Hai capito? Non c'è bisogno di fare tanto di più, tanto di più. Qualche domanda, sì. Ma noi quella banda dove si può, ma mi piace tanto, facevo. Ho perso domani che c'era lui. La partita, Però non mi prendo. Alza però! Qua alza! Alza!